Buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale B-World 2.3. Che cosa andremo a fare qui? Questo è il sesto episodio di Piante contro Zombie 2. Nel recente episodio vi ho portato il capolbotto a livello 3, giusto? Qui cosa potremmo fare? Sbloccare una nuova epoca? Beh, sicuramente. Però non so quale. D'accordo? Comunque, io vi auguro una buona vita. Qua ragazzi, il sesto episodio di Piante contro Zombie 2. Questa parte è importante. Perché abbiamo finito? No, che abbiamo finito il gioco. Sbloccheremo una nuova epoca, va. Reclamiamo. D'accordo. Avventura. Mare dei pirati. Qua. Sconfiggi 5 zombie in 5. Produci almeno 3250 soldi. Ok, andiamo, va. Dai, forza! Dai, forza! Dai,
Purtroppo mi sa che non ci arrivo. No! A posto, ci siamo! Vai, ce la possiamo fare stavolta, dai! Abbiamo superato il livello, finalmente! E che cavolo, eh! Finalmente, ci siamo riusciti! Ok, 22° giorno. Dai! Prepariamo le nostre difese. Questo ci vuole. Ok. Cavolbotto fatto. D'accordo. Ma vediamo. Ah, prima devo preparare. D'accordo. Che dite? Ottima difesa! Wow! Fighissimo! Troppo bello, raga! Ho creato qualcosa di fantastico! Ultra resistente. Nessuno zombie può oltrepassare questa barriera. Poiché se distruggono il muro c'è il cavolbotto. Pronto a dare pugni. Ma che caspita? Ma seriamente?
Dai, dimmi che è finita l'orda. Purtroppo già si sono mangiati già anche il muro. Il cavolbotto non lo so se può resistere ancora. Eh no. È finita, sì, però è finito un bel disastro, purtroppo. Dai, tagliagli la testa. Perfetto. Beh, purtroppo ci stavano mangiando il cervello, ma ci siamo riusciti a difenderci. Siamo riusciti a difenderci. Meno male. Convinci 8 zombie in 10 secondi, impedisci agli zombie di calpestare i fiori. No, difficile. Ora dovrei mettergli il muro, ma che caspita. Come faccio a impedirgli di calpestare i fiori? No, è difficile. Scusate, non stavo registrando veramente. Non stavo registrando. Però ho vinto le almende, va. Ci sono riuscito. E sono riuscito pure a vincere. D'accordo. Sopravvivi e proteggi le piante a rischio. Questo dovrei fare. D'accordo. Mettiamo i girasoli. E dai, va. Certo che sto processo è lungo, eh. Già lo sapevo che veniva da là. Quindi? No, vabbè, va.
Dai, forza! Dai, forza, abbiamo vinto. Vai, bel draghetto, brucia. Abbiamo sbloccato le ciliegie esplosive, vero? 24, giusto, mancano altri due livelli e abbiamo sbloccato una nuova epoca. Chissà dove andremo indietro nel tempo. Vedremo. Ah, già direttamente. D'accordo, la resa dei conti. Il dottor Zombotron anche qui. Pronti? Ho scoperto una carta misteriosa in quel tuo cartorcio di macchina di tempo. La sua impronta temporale è quasi identica a quella delle mie creazioni. Spiegami come è stata creata questa Penny. Davvero potrei essere un qualche tipo di zombot? Utente Dave, sono forse la figlia del prof Zombotron? Quello era proprio un panino con i fiocchi, Ben. Che cosa mi sono perso? Bene. Wow! Veramente! Una cannonata! Questo boss sarà semplice, eh?
Muori, professore. Sarà un po' lungo il boss. Muori! Muori, Zombotron! Sei morto! Purtroppo scapperà, questo lo so. Sì, però noi siamo riusciti a difenderci. Era più forte della prima volta e stiamo attenti alla prossima epoca. Perché sarà ancora più forte. Per favore, parlami del tuo processo creativo. È stato facile, prima ho trovato un po' di quella roba temporale. Poi l'ho messa tra due fette di pane. Boom, panino con i fiocchi. Un esame assai profilottico avrei dovuto aspettarmelo. Avrò le risposte un giorno, quando le c'è... Vella di Dave saranno sul mio piatto. ...1850... siamo come anno. Selvaggio West. Abbiamo sbloccato. E qua dove siamo? Buh. Guardate quante epoche ci sono. Il futuro. Secoli bui. Pantano giurassico. Grande orda sulla spiaggia e tempi moderni. Ancora ce n'è strada da fare, eh?
Altre 8 epoche ci restano. Il selvaggio West. D'accordo, direi che possiamo concludere il video qui, va bene? Poi vedremo. Beh ragazzi, spero tanto che questo video ovviamente di Piante contro Zombie 2, il sesto episodio, sblocchiamo una nuova epoca, il selvaggio West, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci vedremo probabilmente domani in un prossimo video, ok? Noi ci vedremo alla prossima. Ciao!